L'esperienza della missione di Padre Pio, come stiamo vedendo, se poi è diventata quella che è diventata, è grazie alla sofferenza vissuta nel suo iter formativo, e questa esperienza è tutta fondata sull'amore per Gesù. Un amore che, dice Padre Pio, per il sacerdote deve essere un amore particolare. Un amore che Padre Pio spiega così, sempre in una sua lettera, ricorrendo alla simbologia del bacio. Che cos'è questa simbologia del bacio? Ascoltiamo Padre Pio. Sempre a Padre Agostino, da San Marco in Lamis, il santo di Pietrelcina dice: «Vi consoli, caro Padre, il dolce pensiero di amare Gesù e di esserne assai di più da Lui riamato». Ecco, questa è una grande verità. Ciò che deve fare andare avanti un prete nel suo ministero non sembra facile, ma anche degli sposi, un ministero e una vocazione altrettanto difficile, non è tanto o soltanto l'amore che io ho per Gesù, ma l'amore che Gesù ha per me, che è certamente infinitamente molto più grande del mio. E quindi Padre Pio poi dice: quante volte questo bacio di pace a noi sacerdoti specialmente ci viene dato da Gesù nel Santissimo Sacramento? Sì, desideriamolo ardentemente questo bacio dalla bocca divina, e più ancora mostriamocene riconoscenti. Qual più caro dono possiamo noi miseri mortali desiderare da Dio? A me piace questa simbologia dell'amore e questa simbologia del bacio, perché vedete, il rapporto con Dio è fondato soltanto sull'amore. Noi molte volte vogliamo purificare da certe immagini il nostro rapporto con Dio. Ma, per esempio, se leggiamo il Cantico dei Cantici, che è un libro contestatissimo da diversi della Bibbia, ma è un libro in cui veramente Dio ti chiede di amarlo, e di amarlo in una dimensione profonda, vera, una dimensione appunto di una profondità affettiva unica. Dio che ci bacia nel Santissimo Sacramento. È qualcosa che dovrebbe convertire il cuore non solo del sacerdote, dei consacrati, ma di ogni cristiano. E Padre Pio è consapevole anche del fatto che il sacerdote, il consacrato, deve dare qualcosa in più al Signore. Difatti, sempre nella stessa lettera, Padre Pio dice queste parole: se a Gesù dispiace sommamente l'offesa che gli viene fatta da ogni fedele, molto più gli dispiace l'offesa fattagli da un sacerdote. Questo per dirci proprio il rapporto particolare che vi è tra un consacrato, il sacerdote e il Signore. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!